Ciao a tutti i salmoni e bentornati sul mio canale. Dottore, mi sto avvicinando al centro spaziale Eden. Ah, sì. Ora che ci penso, potrebbe essere invaso dai bulli. Ma non saranno un problema per un ranger. Certo che no. Allora, mi sono accorto nel percorso di un piccolo problema, ovvero che voi non avete conosciuto il dottor Kfasir, perché in tutto quel casino che mi è successo col fatto dell'audio eccetera, purtroppo mi è andato perso anche questo. Quindi adesso ve lo faccio vedere nel progetto Dagger registri, aspettate, cercare Kaigle, informazioni. Allora, personaggi Kfasir. Voi non l'avete visto. Sono tutti personaggi del primo. Praticamente siamo andati da lui. Era sopra una specie di animale. Poi ve lo faccio magari vedere con un'immagine se la trovo. Ve lo metto come immagine di copertina. La copertina di questo video è questa qua. Di lui sopra il mutante. Allora, il suo lavoro da ricercatore prosegue, concentrandosi sull'utilizzo della feltrite per produrre energia pulita sull'andamento dell'agricoltura della zona devastata. Recentemente stufo di sedie a rotelle e postazioni meccaniche, ha creato un bizzarro mutante di nome Gambe per sostituire le sue. È quello che vi dicevo. Allora, lui cosa ci ha detto? Lui praticamente, quando l'abbiamo incontrato, ci ha detto che per il progetto... Aspettate, il progetto come si chiama? Daga, scusatemi, non riesco a ricordarmi tutto. Dovevamo tirare giù delle cose dal cielo, perché se no ci sarebbero voluti 6 anni per il progetto, ok? Scusate se non vi ho, se vi ho perso quella parte. Non che fosse interessantissima quella parte, visto che è solo lui che parla, però intanto avrei fatto vedere meglio. Questo sarà il mio capolavoro. Non so, non sei Arrosol. Lui sì che era un maestro. Arrosol, fa culo. Mi pulisco il culo con la roba di Arrosol. E non ci sto. Non si scherza con Arrosol. Bene. Che dite, le abbiamo fatti incazzare abbastanza? Ah, non ho stringhe curative, perché prima di fare questo video non ho fatto, cioè siamo poco dopo la live di oggi. In realtà per voi di ieri, perché la live ci è stata il 17, il giorno in cui continuo a registrare io. Questo video voi lo vedete il 18. Sicuro. Sono più che sicuro che voi questo video lo vediate il 18. No, scusate, forse anche il... Sì, il 18 la sera, però. Perché ho deciso di portare 2 puntate. Poi vabbè, vedrò io come... Concentriamoci sul gioco, non sulle cose che succederanno, se non faccio un casino. Come è già capitato qualche volta. Ok. Dov'è? Dimmi. Ok. Giù la testa prima che me la riempia di buchi. Mi vado un po' a nascondere, perché dovrei fare questa cosa del pugno. Ci devo uccidere una 50ina di nemici. Good. Good. Ok, fantastico. Dottore, sono al centro spaziale. È in rovina e, come hai detto, invaso da criminali. Non saranno un problema per te.
Per quanto riguarda l'Eden, è stato costruito per resistere a tutto. Ora deve ottenere l'accesso. Posa il palmo sullo scanner del bancone. Ma chi è? Facciamo scherzi e su. Chi è che rompe le palle? Ecco, così mi piacete. Guarda un po'. Eccellente. Lascia che ti dia accesso completo. Ehi, dottore, meglio sbrigarsi. I bulli hanno fiutato la pista. Ancora un attimo. Ci sono quasi. Ci sono quasi. Dammi ancora qualche minuto. È un sistema complesso, persino per me. Ma sto per farcela. Ok, adesso? Ti odio di già! Ah, qua! Vabbè. Preparati a saltare in aria. Chi se ne fotte di te? Adesso si fa sul serio. Si fa sul serio, sì. Come no? Ma ragazzi, io non riesco a capire dove cazzarola è quel tizio. Ti faremo esplodere il culo. Ah, ma c'è altra gente, ma che pasque. Basta. Ecco a te. L'intero personale è pregato di dare il benvenuto all'inimitabile comandante in capo, presidente Ranger Walker. Addirittura presidente. Presidente. Mi piace come suona. Ah sì, meglio andare sul sicuro. Ora hai accesso completo, presidente. La sala di controllo dell'ecocapsula è al terzo piano. Quindi adesso ho anche... Oh! Ho anche accesso... No, vabbè, raga. Ho anche accesso al coso. Alle... Ai bunker che ho trovato, che non mi faceva entrare e che non mi riconosceva. Ecco perché. Not bad. Not bad. Mi piace fare questa cosa del pugno. Fighissimo. Non ne ha più, facciamogli la pelle! Ok. Ah, ma è pieno, sta pieno di cacca cazze. Cacca casse. Per poco. Sniper!
dove sei. Altro che Doom o Mad Max. Raft Cobra 97, pensa tutto. Ok. Vabbè, questo non mi interessa. Cassa Kaiba. Bella sta vita. Ce ne stanno ben 4, ma non era qua tonda. Infatti mi sembrava leggermente strano. Ah, perché ci ha detto al terzo piano, è vero. Però non si può andare più su. Quindi dobbiamo per forza passare di qua. Ma è strabiliante. Ma che cosa ha appena fatto? So good. Non mi fa andare qui. Che cacchio sta succedendo? Ragazzi, non vi faccio tagli perché tanto non è che ho fatto chissà che in più, eh. Ve l'ho già detto, se faccio questa cosa qua è perché è spettacolare e perché ci devo fare una roba per il trofeo. Penso che una volta finita la missione è un luogo che posso visitare tranquillamente, quindi me lo luto di casse arcaiche e queste cose qua più tardi. Che sennò vi annoio, come ho fatto in live. A cercare le casse. Sei qui! Oh porco due! Non me l'aspettavo. Per quello... ho fatto un po'... gente c'era. Ok, ricordiamoci che con quello colpone ne devo fare una cinquantina, quindi se mi spunta il trofeo vuol dire che l'ho fatto. Qua c'è qualcosa che non ci avrebbe senso se no fare un passaggio. Niente, solo un passaggio così, giusto per for fun. Va bene, perché mi aspetto un boss così a caso? Il sensor spaziale è virtualmente indistruttibile e può resistere a qualsiasi tipo di manutenzione esterna. Ragazzi, non so quanto sarà lunga questa missione. Ma spero non troppo per voi. Personale non autorizzato. Accesso negato. Ma scusa, eh. Prima mi dici... accesso negato. Accesso negato. Ma scusate, c'è un buco nella trama di questo gioco, no? Perché io ho fatto tanta fatica per entrare qua dentro e loro no? Non c'è un buco? In tutto ciò? Ok, vado! State lontani, ma secco chi?
forse. La minaccia è stata eliminata. Presidente, sì. Le do il benvenuto nella sala di controllo dell'ecocapsula Eden. Ok, poi adesso? Ci sono, dottore? Eccellente. Oh. Ora cerca il computer principale. Avvia la procedura di richiamo di Eco-15, che è ancora in orbita. Sequenza di affaccio, Ugacchio. Inizio richiamo ecocapsula. Grazie, Presidente. Che un nuovo Eden possa divenire realtà. L'ecocapsula, per chi non lo sapesse... L'ecocapsula è entrata nell'atmosfera. I sensori di temperatura a bordo indicano che la schermatura termica è uniforme. Ve l'ho già detto, serve... non l'ho già fatto, scusa. Serve praticamente per... accelerare i tempi della nostra missione. Senza incidenti. È arrivata! L'ecocapsula ce l'ha fatta! Lo so, e lo sa anche l'autorità. Presto, entra e attivala. Io mi occupo del resto. L'ascensore funziona ancora. Fin qui tutto bene. Carina sta missione comunque, eh? Beh, rispetto a quando abbiamo conosciuto il dottore, Dio santo, guarda. Speriamo che funzioni. Devo dire che mi ha fatto leggermente schifo vedere il dottore per la prima volta. Ok. Ci siamo. L'hai trovato. Accendilo e lascia che io mi occupi del resto. Presto quel computerone ballerà la musica di Kvasir. È tutto attivo. Sembra che funzioni tutto bene. Fantastico. Ora il progetto Daga. Rilevo movimento all'esterno dell'ecocapsula. I mutanti da guerra delle autorità sono diretti verso la tua posizione. Me ne occupo io. Ok. Occhio, credo ci siamo una ventina di minuti, forse. Come diceva il dottore, mutanti dell'autorità. Nessun un problema. Nessun problema? Per me lo è. Ah, basta buttare quei cosi dietro. E lui esplode. Cacchio, non ho... Questo potrebbe essere un problema. Porco due, sono morto. Vabbè raga, non avevo cure, come cazzo la facevo? No, vabbè, non pensavo di incontrare un boss così, su, dai. Ah!
è disattivato uno scudo. Come diceva il dottore, mutanti dell'autorità. Nessun problema. Se lo dici tu. Io mi scanserei da qua. Scusate raga, però mi sto spostando parecchio dottore, in questo momento. I mutanti dell'autorità non sono più una minaccia. Tutto a posto. Così in fretta. Si vede che ti ha destato. Mamma mia. Yeah. Bene. Quindi ora completerai la tua parte della daga? Certo, con questi mezzi sarà una passeggiata. E poi ho un sacco di tempo per preparare altre meraviglie scientifiche di cui potrai beneficiare. Tipo? Madonna. Diversi progetti di natura scientifica, ognuno dei quali ti aiuterà a diventare più forte e resistente per essere in grado di, come si dice, prendere a calci in culo l'autorità. Per me va bene. Ok, abbiamo sbloccato. Sì, torre di controllo. Altri progetti. Ragazzi, che dire, torre di controllo è stata fatta. Madonna mia. Che boss che abbiamo affrontato. Questo era uno di quelli che si è mangiato la testa all'inizio di uno dei nostri. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. È stata una puntata bellissima, soprattutto per il mostro. Spero di non averla fatta troppo lunga, ma non credo. Quindi questa dovrebbe essere la seconda puntata della giornata. Non lo so, non so cosa ho deciso alla fine. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel like, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video, raga. Ciao!